Adesso la parola alla dottoressa Stoffello. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io diciamo la commissione di terra svolto a dare le indicazioni di carattere generale sulla, per presentare il censimento così come organizzato, e poi volevo fare l'attenzione sul, appunto, come diceva la dottoressa Cacioli, sul questionario e sulla eventuali criticità che possono emergere nella compilazione per chiarire dei rispetto a, ad alcuni quesiti o problematicità che possono emergere dell'aggiudicazione stessa delle istituzioni. E alcune informazioni di carattere generale per inquadrare il censimento, che ha degli obiettivi molto preziosi, perché appunto diciamo, c'è il primo, quello di formare questo mondo informativo che si è creato nell'ultimo decennio. L'ultimo, infatti, l'ultima rilevazione censuale sarà condotta sul settore non profit nel 2001. Durante questi anni lì sarà condotto soltanto delle rilevazioni di carattere settoriale, per cui i dati diciamo, sul settore nel complesso sono abbastanza diciamo, datati. Quindi l'obiettivo fondamentale è quello di misurare la consistenza del settore, di rappresentare le caratteristiche del settore non profit italiano, anche nella prospettiva di garantire gli analisi storiche rispetto al 1999, che era il primo anno in cui è stato condotto la prima rilevazione censuale sul settore non profit, e il 2001. Inoltre, questo censimento si prefigge altri obiettivi, che sono quelli di rispondere alle esigenze informative che emergono sia a livello nazionale e internazionale. La possibilità attraverso il sistema di censimento di produrre i conti satellite del settore non profit nell'ambito del sistema informativo nazionale, e produrre le stime per misurare dal punto di vista economico la loro volontà. Inoltre, la processo di costruzione della lista censuale permetteranno di costruire una volta regime, permetteranno di costruire il registro statistico delle istituzioni non profit, che potrà essere aggiornata annualmente e che sarà la base per la costruzione e per la produzione di rilevazioni statistiche poi di carattere settoriale e settore non proprio, che permetteranno di fornire i dati aggiornati nel tempo, quindi saltare questo gap decennale di tutte fra i centimetri. Le caratteristiche essenziali della rilevazione: le unità d'analisi sono le istituzioni non proprio e le loro unità locali. L'organizzazione della rilevazione è strutturata attraverso una rete territoriale composta dagli uffici regionali dell'ISTAT e le Camere di Commercio italiane che costituiscono gli uffici di censimento provinciali. Il questionario è stato spedito via postale alle istituzioni non profit presenti nella lista censuale. E sul territorio sono attivi i rilevatori che possono fornire assistenza alla compilazione da parte dei rispondenti, e in questo periodo sono attivi sul territorio per recuperare le mancate risposte, quindi i questionari non sono stati ancora restituiti compilati. Il questionario è strutturato in una forma long form, cioè per le istituzioni non profit, che diciamo, è un questionario abbastanza complesso, a cui risponde l'istituzione nel suo, cioè una struttura complessiva, ed esistono nell'ambito del questionario dei box che sono relativi alle unità locali, nei quali vengono rilevate soltanto alcune le caratteristiche essenziali delle unità locali, che poi vedremo nel dettaglio successivamente. E il questionario come si compila? Allora, si può compilare online attraverso appunto il sito dedicato entro il 20 dicembre, oppure in forma cartacea, e attualmente può essere consegnato presso due sportelli degli uffici di censimento provinciale, che sono istituiti nelle Camere di Commercio di competenza territoriale o in alcuni casi nelle unioni regionali delle Camere di Commercio. Anche la scadenza per questo tipo di modalità di compilazione del questionario è il 20 dicembre. Era prevista la consegna all'ufficio postale entro il 20 ottobre, ma la scadenza è oramai superata, per cui non la consegniamo. Oggi si può compilare o online oppure in forma cartacea da consegnare all'ufficio. Ovviamente
Raccomando la, appunto, diciamo, sensibilizzazione anche legata all'obbligo di risposta. Tutte le istituzioni alle quali è stato recapitato il questionario sono tenute a rispondere al censimento, a partecipare al censimento, quindi tutte le unità incluse nella lista processuale e le unità che vengono individuate nel corso delle operazioni, quindi sul territorio, come nuove unità istituzionali da parte degli uffici di censimento. Che coinvolgono l'operazione censuaria sono le istituzioni non profit definite secondo i criteri stabiliti a livello internazionale dal sistema di contabilità nazionale e dall'Handbook of Non-Profit Institution, che è il manuale sulle istituzioni non profit, che è stato redatto dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite in collaborazione con la Johns Hopkins University, che ha una struttura estremamente avanzata rispetto allo studio del settore. La definizione prevede appunto i requisiti essenziali di istituzione non profit che sono quello di essere dotati di personalità giuridica di natura privata, producono beni e servizi che possono essere destinati o non destinati alla vendita e che in base al proprio progetto o norme statutarie non hanno facoltà di distribuire i propri utili che possono essere eventualmente prodotti. Quindi il divieto è legato alla distribuzione degli utili come fattore di lucro, diciamo come lucro, piuttosto che invece come fattore di remunerazione del lavoro prestato. Quindi gli elementi essenziali sono la costituzione formale, devono essere in qualche modo formalizzate, devono essere appunto di natura privata e non pubblica, devono avere un'autonomia istituzionale, quindi non dipende da altre strutture, e l'adesione, diciamo, a queste istituzioni, a questa organizzazione deve essere di tipo volontario. Non deve essere in qualche modo imposta da legislazione, cioè da norme specifiche. L'ISAT ha predisposto una lista precensuaria attraverso integrazione di fonti amministrative che conta 470.000, poco più di 470.000 istituzioni, a cui è stato spedito il questionario cartaceo. La lista è stata appunto, come vi ho detto, costruita sulla base di un abbinamento di varie fonti, sia di carattere amministrativo che statistico, che era in qualche modo pertinente al settore non profit, quindi includevano soggetti che rispondevano alla definizione adottata dall'ISAT. E i vantaggi legati alla costruzione di questa lista sono essenzialmente la possibilità che abbiamo avuto di spedire dei questionari personalizzati, quindi con l'attestazione relativa all'istituzione stessa. In qualche modo la lista aiuta e facilita il lavoro dei rilevatori che trovano, quindi possono contattare le istituzioni sul campo, e come vi ho detto il processo di costruzione permetterà di predisporre un registro statistico aggiornato anche con i risultati del censimento, che sarà poi aggiornato periodicamente. Questa è la distribuzione, diciamo, territoriale delle unità incluse in lista, che, diciamo, ha soltanto delle informazioni di dettaglio sulla distribuzione territoriale, che però ovviamente devono essere validate sul territorio, perché la lista, diciamo, potrebbe essere affetta da errori di inclusione di mancate, diciamo, di istituzioni che non sono più attive, oppure al contrario non sono incluse nuove istituzioni che non hanno presente le fonti, per cui, diciamo, è un'informazione orientativa rispetto alla presenza delle istituzioni non profit sul territorio italiano, che in qualche modo rispecchia comunque la distribuzione territoriale che già messa dai risultati delle rilevazioni censuarie. Allora, l'andamento della rilevazione nel mezzogiorno, volevo dare, diciamo, sembrava utile dare in questa sede dei dati rispetto all'andamento della rilevazione, qual è lo stato dell'arte rispetto alla rilevazione nell'area, diciamo, nel mezzogiorno, per cui la tabella presenta la distribuzione delle unità in lista presenti nelle regioni, diciamo, meridionali. 142.000 sono le istituzioni non profit incluse nella lista, residenti, diciamo, che hanno la loro sede in queste regioni, e le istituzioni rispondenti, come vedete, sono il 22% a livello, diciamo, di ripartizione territoriale, quota questa che cresce molto, per esempio in Molise, dove si arriva al 29,7%, ma è per esempio abbastanza bassa in Campania, dove soltanto il 18%
quasi il 19% delle unità alle quali è arrivato il questionario ha compilato e ha restituito il questionario in compilato. Quindi diciamo è importante in questa sede sollecitare in tutti i modi la partecipazione e la compilazione del questionario da parte delle istituzioni coinvolte. Diciamo che il dato a livello nazionale non è molto più alto del dato diciamo, di ripartizione, siamo intorno al 25-26%, però diciamo, è importante che ci sia una forma di sensibilizzazione per appunto invitare tutti alla compilazione. Il canale web in alcuni casi prevale, soprattutto in campagna, diciamo, a livello nazionale è un po' più alto, però diciamo che insomma diciamo, il dato che emerge non è negativo, quindi questa è la quota delle istituzioni che hanno compilato il questionario online rispetto al totale di coloro che hanno compilato. E in Campania, diciamo, un dettaglio, un focus sulla regione Campania, vediamo che qui la quota più alta di soggetti che hanno risposto è presente nella provincia di Avellino, mentre la più bassa è quella diciamo, dell'area napoletana. Queste slide poi ve le posso lasciare per insomma, fare delle analisi di dettaglio che possono in qualche modo interessare. Le tipologie istituzionali presenti, abbiamo cercato in qualche modo di classificare le istituzioni presenti in lista per quella che era rispetto alla loro tipologia, è anche qui una stima che verrà in qualche modo verificata del censimento e dalla tabella emerge che la quota prevalente diciamo, di istituzioni presenti in lista è costituita dalle associazioni sportive che sono poco più del 32%, altre le associazioni sono il 17%, le associazioni artistiche culturali e poi di seguito le altre. Chi diciamo, ha una quota, un tasso, una propensione alla risposta, che ha un tasso di risposta più alto, è costituito dalle fondazioni, che sono diciamo, un sottosettore abbastanza particolare delle istituzioni non profit, gli enti ecclesiastici, le associazioni che svolgono attività di tutela dei diritti, assistenza, solidarietà e protezione civile, in cui sono incluse anche le organizzazioni di volontariato. Questo è il Mezzogiorno e l'altra due colonne sono relative alla campagna. Non mi soffermo molto perché insomma, poi ve le lasciamo, insomma, avete modo di analizzare nel dettaglio i dati che possono includersi. Questo dato è aggiornato al 31 ottobre. Il dato è aggiornato al 31 ottobre. Sì, diciamo appunto per quelle che sono le istituzioni presenti in questa centrale relativamente al Mezzogiorno e la campagna in particolare. Ora, il questionario, come forse avete avuto modo di vedere, è un questionario abbastanza corposo e che ha degli obiettivi ambiziosi, perché in realtà tanto informazioni strutturali che vengono rilevate tradizionalmente nell'ambito dei censimenti economici, quali la forma giuridica, la struttura organizzativa, l'attività economica svolta, le risorse impiegate, sono stati inseriti tanti quesiti, altri quesiti, alcuni innovativi, che permettono di cogliere una serie di aspetti peculiari, varie dimensioni delle istituzioni non profit. E quindi di delineare un po' quella che allora, diciamo, le diverse componenti, le peculiarità delle diverse componenti del settore non profit italiano, per cui si va dalla struttura organizzativa, alle reti di redazione e collaborazione, alle attività che svolgono i servizi erogati e ai destinatari dei servizi erogati, ovviamente le risorse umane rispetto alle diverse tipologie, quindi volontari, lavoratori retribuiti, altre tipologie di risorse, il tessuto sociale, quindi la composizione dei soci, il livello di democraticità e l'orientamento nei confronti dei diciamo, servizi prodotti, se sono diciamo, in qualche modo finalizzati al soddisfacimento di bisogni di soci iscritti oppure diciamo, di una collettività in generale. Le attività, poi vediamo le risorse economiche, diciamo, la struttura di bilancio, diciamo, le risorse di entrate e le uscite, che permettono di delineare i confini del settore rispetto alle attività che si svolgono, che possono essere orientate o meno al mercato e le fonti di finanziamento prevalente. Poi nel dettaglio ci concentreremo sui singoli aspetti.
Il questionario così è strutturato in sezioni, ognuna delle quali organizza, raggruppa dei quesiti che sono fra loro quindi omogenei. Pensate di strutturare l'intervento presentando ogni sezione e semmai poi chiedendo a voi magari se ci sono degli chiarimenti rispetto alla singola sezione, per evitare di strutturare un intervento molto pesante che poi alla fine concentra tutte le domande. Per cui se avete dei quesiti rispetto ai quesiti, scusate, il gioco di parole, che sulla sezione che vi ho presentato, potete farli anche in corso, assolutamente non c'è nessun problema. Quindi la prima sezione è, rileva i dati di carattere anagrafico dell'istituzione, quindi chiediamo di verificare i dati che sono prestampati sulla prima pagina del questionario a cui è stato recapitato, e di aggiornare e modificare nel caso in cui questi fossero errati o modificati. Si chiede di rilevare le attività, lo stato di attività dell'istituzione rispetto a tre date essenziali, quindi nel corso al momento della compilazione, com'è la situazione al momento della compilazione, al 31/12 del 2011, che è la data di riferimento del censimento, e durante il corso del 2011. Sono dei quesiti abbastanza strutturati, abbastanza semplici, che insomma non sembra finora che abbiamo dato grossi problemi di interpretazione della fornitura della risposta. La seconda sezione è quella relativa alla struttura organizzativa della risoluzione del profit, in cui si chiedono dati relativi all'assetto istituzionale, alla forma giuridica e all'anno di costituzione rispetto a quella forma giuridica, allo status non profit, quindi se lo statuto prevede la distribuzione degli utili o in generale l'assenza di fini di lucro. Alcuni quesiti sono invece relativi ai soci associati, con diritto di voto. Anche qui abbiamo preso una decisione di carattere strategico rispetto alla rilevazione del dato sui soci, perché abbiamo chiesto sostanzialmente i soci associati che hanno diritto di voto, quindi coloro i quali partecipano alla vita dell'associazione con il loro voto rispetto all'elezione degli organi amministrativi o all'approvazione del bilancio. Chiediamo il numero dei soci, chiediamo il numero distinto per persone giuridiche o persone fisiche, chiediamo il numero di assemblee che vengono convocate in un anno e la composizione dell'organo direttivo. Infine c'è un quesito sulla sezione relativo all'orientamento, quindi a chi sono destinati i servizi prodotti dall'associazione, quindi soltanto ai soci, anche ad altri, oppure solo a soggetti che non sono soci dell'istituzione stessa. Un'attenzione più particolare rispetto all'indicazione del numero dei soci, che abbiamo appunto rilevato essere complesso, abbastanza delicato, è il suggerimento che diamo è di fornire soltanto in caso in cui si tratti di un'articolazione, un'organizzazione che ha un'articolazione di tipo federale, dove esistono delle strutture che poi hanno a livello che possono essere poste di livello inferiore o a dei livelli superiori, di livello territoriale, quindi sedi che possono essere locali, provinciali, regionali, nazionali, chiediamo di indicare i soci iscritti soltanto presso la sede dove si iscrivono, per evitare la delegazione dei soci, perché in una struttura in cui ci sono, per esempio, comitati che sono a vari livelli territoriali, nel caso in cui tutte le istituzioni a cui è arrivato il questionario, quindi il comitato comunale, il comitato provinciale, il comitato regionale, indicano i soci a vari livelli, si crea la pubblicazione del numero stesso. Per cui, rispetto, considerando quelle che sono le strutture che finora non abbiamo in qualche modo studiato, insomma, in qualche modo a struttura a quale possiamo pensare, l'indicazione più semplice che potrebbe essere è questa. Ovviamente Antonio, che se ci sono delle organizzazioni particolari, si può in qualche modo individuare dei sistemi, delle modalità di rilevazione diverse, però l'obiettivo fondamentale è sempre quello di evitare di contare i soci più volte nei vari livelli territoriali.
La struttura organizzativa, c'è una sezione, nella sezione 2 sono inclusi anche quesiti che mirano a cogliere qual è il livello di azione territoriale dell'istituzione, quindi l'ambito di riferimento territoriale che è previsto, che possa essere a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale o extranazionale, non lo ricordo più, sì. E quindi qui c'è un'indicazione che possiamo dare nel caso in cui si operi più comuni, anche se non si copre l'intera provincia, per esempio, si può indicare il livello provinciale così a seguire. Altri quesiti sono relativi alle relazioni che l'istituzione non profit può strutturare con gli altri attori del sistema economico, per cui che possono essere tipo relazioni, diciamo, sia tipo di carattere non oneroso o oneroso, quindi la stipula di patto intese, il quesito relativo alla stipula di patto intese, quindi accogliere appunto la possibilità che ha la prevenzione dell'istituzione a strutturare i rapporti di collaborazione che non sono di carattere oneroso con altre organizzazioni e altri soggetti istituzionali che hanno le stesse finalità. Invece il quesito 12 relativo ai contratti e alle convenzioni stipulati mira proprio a cogliere invece il rapporto che si struttura, che è più formalizzato sotto forma di una convenzione nella quale vi è invece una contropartita economica a fronte della fornitura di servizi prodotti da parte delle istituzioni non profit. Per cui diciamo un'indicazione che possiamo dare per chiarimento che ci è venuta un po' da rispondente è questa: i quesiti relativi ai patti intese sono tra parti, diciamo, accordi formalizzati in qualche modo con altre istituzioni, altri soggetti istituzionali non di carattere non oneroso per il perseguimento di finalità comune, mentre il quesito 12 è legato direttamente ai contratti o alle convenzioni che si strutturano per la fornitura di servizi particolari. E questa è la presentazione generale dei quesiti della sezione 2. Se avete delle perplessità rispetto già a questi, possiamo parlarne, oppure invece vado avanti e poi lo facciamo dopo. Vado avanti, va bene. La terza sezione è relativa invece alle risorse umane. Risorse umane che possono essere classificate a seconda della loro tipologia, della tipologia con la quale prestano l'attività, quindi o i volontari, o lavoratori retribuiti, o altri tipi di risorse. Allora, il volontario viene definito come, cioè, nell'ambito della relazione sessuale, noi definiamo come volontario chiunque operi nella struttura, diciamo, nelle istituzioni non profit, senza, anche in forma statuale, senza ricevere alcun corrispettivo, quindi presta la propria opera gratuita e volontaria. Che può essere sia per scopi solidaristici e altruistici, quindi finalità altruisti, oppure anche per il perseguimento delle finalità istituzionali, cioè il soggetto, la persona volontaria che sta in segreteria e che fa soltanto attività di carattere amministrativo è per loro, che viene retribuita e quindi risponde a quelle definizioni, è considerato un volontario dell'istituzione. Con l'estensione in organico, che in alcuni casi ha creato può aver creato dei fraintendimenti, noi intendiamo dire i soggetti che, cioè, si intende includere tutti quei soggetti sui quali l'istituzione può appunto più o meno stabilmente contare per l'espletamento delle proprie attività. Noi avevamo questo vincolo alla data del 31-12, dobbiamo rilevare le informazioni di carattere sia, diciamo, rispetto alle risorse umane sia rispetto alle risorse economiche, dobbiamo rilevarlo a quella data, che è la data di riferimento del censimento, per cui chiedere di indicare il numero di volontari presenti nelle istituzioni il 31 dicembre poteva essere rischioso o comunque sicuramente soggetto a interpretazioni varie, per cui abbiamo lasciato l'idea dei soggetti che possono essere in organico, perché sono quelli che, anche se il 31 dicembre forse l'istituzione non svolgeva nessun tipo di attività, erano in qualche modo in forze, potevano già vedere già un gruppo di persone sulle quali questa istituzione poteva contare. Se il rapporto di lavoro volontario inoltre proviene dai soci impegnati nell'istituzione, ovviamente i soci che prestano l'attività volontaria sono inclusi tra i volontari, sono conteggiati, sono considerati volontari, e nello specifico nel quesito è previsto una distinzione rispetto a quanti di questi volontari dell'organizzazione sono anche soci. Per cui, diciamo, c'è un di cui rispetto a questo insieme dei soci attivi, diciamo, come volontari. Le
Le risorse umane invece retribuite sono state previste, le tipologie di lavoratori retribuiti previsti nel credito sono legate essenzialmente alla tipologia di contratto, per cui prevediamo, cioè, il credito prevede la relazione di dipendenti con contratto a termine, con contratto permanente, dipendenti con contratto a termine e i lavoratori con contratti di collaborazione di varia natura. Ora, la citazione che c'è da fare rispetto a questo è: rientrano tra i lavoratori con contratto di collaborazione i lavoratori che svolgono attività retribuita in base al contratto di prestazione d'opera, in virtù della quale percepiscono un reddito su cui, per esempio, la esecuzione di pagamento del tenuto d'accordo. Sono inclusi i lavoratori con contratto di associazione e partecipazione con una particolare forma di retribuzione, diciamo così, tra virgolette, e i lavoratori con contratto di lavoro occasionale accessorio, quindi con i voucher. Sono invece esclusi dai lavoratori retribuiti di qualsiasi tipologia i lavoratori che operano nel regime di partita IVA e i lavoratori che non sono retribuiti in base al contratto di lavoro riconosciuti da una delle tipologie previste, che percepiscono dei rimborsi, quindi come indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi. Non sono ovviamente rimborsi di spesa che prevediamo per i volontari, sono dei rimborsi di carattere forfettario che possono essere anche periodici, mensili, eccetera. Queste tipologie di lavoratori non possono essere incluse tra i lavoratori previsti dal quesito 17.1, secondo le definizioni adottate dal censimento, secondo le definizioni adottate dai sistemi di contabilità nazionali, non si tratta di lavoro subordinato, per cui sono, diciamo, per le istituzioni dovrebbe figurare soltanto un acquisto di beni e servizi. Poi lo, diciamo, esplicito anche dopo nel quesito relativo al bilancio, nella compilazione dei quesiti relativi al bilancio. Per quanto riguarda invece i quesiti successivi rispetto alle altre risorse umane presenti, si rileva la presenza di altre risorse umane che non vengono retribuite direttamente dalle istituzioni non profit, e quindi ci sono gli interinali, diciamo i lavoratori temporanei ex interinali, che vengono retribuiti in maniera diretta dall'agenzia di soddisfazione lavoro, i lavoratori comandati distaccati, nei quali sono inclusi i dipendenti ai quali viene riconosciuto il distacco sindacale, e i lavoratori che possono essere distaccati da un'istituzione presso un'altra per il perseguimento di attività proprie, e sono, diciamo, poi dei riferimenti legislativi ritrovati anche nella guida della Costituzione. E i religiosi invece sono inclusi tra i religiosi, sono inclusi i religiosi che non sono iscritti nel libro unico di lavoro dell'istituzione presso cui operano. Quindi queste sono, diciamo, le figure dei religiosi che sono presenti nell'istituzione non profit ma che non vengono retribuite. Quindi una struttura, diciamo, un istituto religioso che ha una scuola che una scuola elementare, il religioso che vi lavora, se non viene retribuito dalla stessa, che non è iscritto nel libro unico del lavoro come dipendente dell'istituto religioso, viene ad essere indicato in questa tipologia. Se è retribuito, va indicato nelle tipologie, diciamo, di lavoratori retribuiti, quindi come dipendente, nel contratto a termine, nel contratto a tempo determinato o lavoratore in base a qualche tipo di collaborazione, contratto di collaborazione. La sezione 4 è relativa alle risorse economiche, quindi abbiamo previsto due schemi di bilancio. Infatti il questionario prevede gli schemi di bilancio, sia quello per competenza che quello per cassa, proprio per dare la possibilità alle istituzioni di compilare quello che potrebbe essere più consono alla loro struttura. Sono, diciamo, delle informazioni importanti. Ora qualcuno ha il timore che tali dati vengano usati dall'ISTAT per fini che non siano quelli statistici. Preciso, teniamo a precisare sempre in qualsiasi occasione che i dati derivati dall'Istituto Nazionale di Statistica sono dati sottoposti soggetti al vincolo della riservatezza, del segreto statistico, per cui non possono essere comunicati ad esterni. Possono essere comunicati soltanto in forma anonima, secondo o a soggetti esistano, secondo particolari protocolli d'intesa, ma non vengono assolutamente, mentre l'ISTAT acquisisce una serie di
fonti di carattere amministrativo e fiscale non è tenuta a restituire il dato a questi stessi soggetti, quindi non comunicheremo mai questi dati per dirci all'agenzia delle entrate, che è quello che qualcuno ha sottoposto come timore. Ma invece sono importantissimi per misurare la consistenza economica del settore, il peso economico, il ruolo del settore economico, diciamo del settore non profit nel contesto economico, e quali sono le attività, se effettivamente svolge le attività di carattere economico, in che modo queste istituzioni riescono a reggersi, quali sono i fonti di finanziamento prevalenti, se pubbliche, se private, quali sono le voci prevalenti del bilancio che permettono di realizzare le attività che si prefiggono. E quindi qui vi do delle indicazioni anche qui, diciamo, specifiche rispetto ad alcune voci, per cui, come abbiamo detto prima, le spese per le prestazioni lavorative e fornite al regime di partita IVA sono incluse come acquisto di beni e servizi, e invece, altro caso particolare, le quote di affidazioni, il tesseramento che le associazioni di base possono versare all'associazione di riferimento nazionale sono da considerare, cioè sono da conteggiare come sussidi, contributi e relazioni a terzi. Invece un altro caso particolare è legato al caso in cui le istituzioni facciano compilare un bilancio che non sia annuale, non sia corrispondente all'anno solare, ma sia infrannuale. In questo caso l'indicazione che noi abbiamo è di compilare il bilancio relativo al 2011, cioè quello che è a cavallo dell'anno. Se per esempio viene compilato, come si dice, redatto per 30 di giugno del 2011, cioè a 30 giugno del 2012, si fa riferimento, cioè si considerano i dati relativi al 2011, si può considerare quello che è a cavallo rispetto all'anno che ci interessa. L'altra sezione importante è la sezione, la quinta, relativa all'attività che svolge l'istituzione non profit. Le settori di attività, la classificazione dei settori di attività è una classificazione, riprende la classificazione SNPO, che è una classificazione internazionale realizzata per risposta per le organizzazioni non profit, che diciamo rileva quali sono i settori, l'attività prevalente dell'istituzione. Abbiamo inserito nel questionario un quesito che è innovativo, diciamo, che è anche un tentativo ambizioso, quello di misurare, diciamo, di rilevare i servizi che eroga l'istituzione, che è, cioè, molto lungo, perché prevede tantissime voci che sono anche quelle là dei settori di attività che diciamo, prevalente che svolge, e che però, diciamo, permette di rilevare nel dettaglio e nella articolazione massima possibile per una rilevazione censuaria le prestazioni che vengono realizzate. Gli altri quesiti sono relativi ai destinatari dei servizi erogati. Per abbiamo provato a chiedere quanti sono i destinatari dei servizi per attività e se esistono dei destinatari in particolare categoria di disagio. Abbiamo chiesto all'istituzione di quantificarli in qualche modo per capire qual è, diciamo, il loro bacino di utenza. In tutti i casi, ovvio, diciamo, le date quantitative che chiediamo, sia rispetto ai volontari in organico, per i quali chiediamo anche la distribuzione delle ore prestate in un mese, oppure il numero di utenti che hanno attraverso stati diretti servizi in un anno, è ovvio che di dove l'istituzione non sia in grado di dare il dato esatto, chiediamo di dare il dato più attendibile possibile, cioè più vicino possibile alla realtà. In alcuni casi, appunto, la rilevazione di questi dati delle istituzioni forse piccole è facile, o anche per le grandi, molto strutturate, molto formalizzate, e insomma, in qualche modo è abbastanza accessibile, per altri soggetti potrebbe non esserlo, per cui il volontariato potrebbe essere abbastanza non formalizzato, non strutturato, non esistono dei registri, non esistono degli elenchi, per cui chiediamo di dare il dato più attendibile possibile. Nella sezione relativa alle attività svolte sono previsti dei quesiti relativi alla che tentano di rilevare le forme di comunicazione messe in atto dalle istituzioni non profit, che permettono anche di cogliere il loro livello di innovazione raggiunto attraverso, appunto, l'adozione di strumenti innovativi o invece più tradizionali. Infine, quesito sulle attività di raccolta fondi, quali sono le modalità che in qualche modo mettono in campo e che tipo di contatti riescono a instaurare
per appunto sostenersi economicamente. Infine l'ultima sezione è legata, relativa alla struttura territoriale, quindi le comunità locali, quelle che vengono definite nell'ambito, diciamo, della relazione centrale tradizionalmente come unità locali, quindi esempi diversi dalla sede centrale presso cui l'istituzione opera, con lo stesso codice fiscale. La cosa importante è questa, cioè l'unità locale è una sede che dipende direttamente dalla sede centrale. Se esistono, questo è stato specificato anche nella guida, se esistono delle realtà organizzate, dei gruppi organizzativi di soggetti aderenti che hanno codici fiscali autonomi, ognuno ha un autonomo bilancio e un'autonomia istituzionale, non sono da considerare ovviamente unità locali, sono delle istituzioni a sé stanti. L'unità locale è la sede presso cui l'istituzione non può svolgere alcune o tutte, cioè o parte delle sue attività. Per questo unità locale noi chiediamo soltanto ovviamente per evitare, diciamo, di appesantire ulteriormente il questionario, chiediamo soltanto la localizzazione territoriale, l'attività principale che si svolge nella sede operativa e le risorse umane impiegate in termini di lavoratori retribuiti, volontari o altre risorse umane in forma aggregata. E ecco, infatti qui, diciamo, sono delle precisazioni rispetto a cosa si intende nel censimento per sede centrale e per unità locale. Quindi la sede centrale è dunque il concreto svolgimento di attività amministrative di direzione, di solito dovrebbe essere l'istituzione a cui, diciamo, la sede di indirizzo a cui è arrivato il questionario, ma non è detto. Nel caso in cui non sia corrispondente, l'indirizzo può essere modificato in questo apposito relativo alla modifica dei dati di carattere anagrafico. Le unità locali, come abbiamo detto, sono quelle che operano con lo stesso codice fiscale dell'istituzione principale, e quello che vogliamo rilevare sono le unità presidiate, cioè ovvero quei luoghi in cui comunque esiste, diciamo, esistono delle persone che lavorano stabilmente, non rileviamo assolutamente il magazzino chiuso che è soltanto come deposito. E le unità possono identificare da un indirizzo proprio. L'ultima sezione è relativa alle notizie del compilatore. Chiediamo chi ha compilato il questionario, il ruolo che è svolto nell'ambito dell'istituzione non proprio, un telefono, un'email per, diciamo, rilevare i recapiti per eventualmente contattare in fase di controllo, qualità, insomma, qualche, diciamo, verifica che l'ISTAT stato l'ufficio di censimento è tenuto a fare. Anche qui ci hanno chiesto perché si dà, perché chiede la firma, perché è una forma di, diciamo, di come dire, cioè è un modo per acquisire un contatto di una persona che può, ma non sempre così, diciamo, cioè, chiediamo appunto i dati esattamente per quello, per contattare i soggetti che compilano il questionario per chiedere direttamente informazioni su quello. E la firma è in qualche modo anche per attestare una veridicità, un controllo della qualità dei dati. È importante sottolineare che, appunto, oltre alla sanzionabilità, all'obbligo di risposta alla sanzionabilità, è importante, cioè, per rimancare in risposta, quindi per non per la partecipazione al censimento, il decreto il 322 del 1989, che è il decreto, diciamo, che regola la tutela del dato, diciamo, delle relazioni statistiche in generale, e sono sanzionabili anche con i quali forniscono informazioni scientemente errate o quindi false, insomma, in qualche modo non rispondente alla realtà. Alcune criticità. Allora, diciamo, quello che è importante qui, secondo me, segnalare è che per quanto riguarda, diciamo, le informazioni, diciamo, le istruzioni incluse nella lista a cui è arrivato il questionario, quindi la lista centrale, alcune criticità sono legate alla lista stessa, quindi come vi dicevo prima, la lista può includere soggetti che non sono più attivi, perché la posizione delle fonti amministrative non esiste la possibilità molte volte di capire, di verificare lo stato di attività dell'istituzione nell'anagrafe tributaria, sono presenti, sono registrati tutti i soggetti giuridici, ma soprattutto per l'istituzione del proprio non esiste nessun vincolo, nessun obbligo alla dichiarazione di una cessazione nel momento in cui questa istituzione non svolga più attività, per cui molto spesso rimangono questi attivi amministrativi, queste posizioni, questi soggetti giuridici, questi codici fiscali, al quale però non corrisponde più un soggetto attivo.
e dall'altro canto invece è possibile che non abbiamo incluso nella lista delle istruzioni molto nuove costituite dopo il 2011, anno diciamo di riferimento delle principali fonti che abbiamo acquisito. Questo ha fatto sì, diciamo, queste criticità legate alla lista hanno fatto sì che a livello, sia a livello nazionale, a livello territoriale in particolare, l'inequità, cioè la percentuale di istituzioni alle quali il questionario non è arrivato, quindi mancati le carte, sono abbastanza, diciamo, percentuali sono abbastanza alte. E a livello nazionale il dato di carattere nazionale è più basso rispetto al dato del mezzogiorno del 26%, siamo intorno al 15%, a livello nazionale il 15% degli indirizzi dei questionari a cui abbiamo mandato, diciamo, delle istruzioni a cui abbiamo mandato il questionario non lo ha ricevuto, cioè c'è stato un mancato ricambio per quindi postali, perché la lista non era aggiornata, perché probabilmente nelle fonti amministrative è indicata la sede legale e non la sede operativa, in alcuni casi la sede legale è presso la casa del presidente, il postino non la trova, quindi non lo consegna, oppure il dato non è aggiornato, cioè noi abbiamo cercato ovviamente di selezionare tra le tante fonti, che erano circa una trentina, tra le varie fonti che abbiamo acquisito, abbiamo cercato di selezionare l'indirizzo più aggiornato rispetto alla fonte più aggiornata, più recente, però non è detto che poi sia quello dove effettivamente l'istituzione opera. Per cui diciamo che la percentuale, diciamo, è abbastanza ballerina, la percentuale di stati è abbastanza ballerina, però tocca punte molto elevate nelle regioni meridionali, in particolare in Campania arriviamo quasi al 85% e a Napoli al 43%. Quindi qui c'è un grosso lavoro che viene svolto già a livello territoriale dagli uffici di censimento, quindi dai regolatori, che in questo caso, proprio in questi giorni, combattono con questi questionari che sono tornati all'interno, per cui cercano in tutti i modi di trovare un nuovo indirizzo, diciamo, di in qualche modo contattare l'istituzione a cui recapitare il questionario. Quello che possiamo chiedere a voi, se mai come referenti di diciamo, di livelli regionali, comunque diciamo strutture che possono essere presenti in maniera più o meno radicale sul territorio, è quello di sollecitare a chi non è arrivato il questionario per qualsiasi motivo, a chi non è arrivato il questionario può contattare anche un altro, può contattare l'ufficio di censimento provinciale e quei recapiti sono sul sito che poi dopo vi mostro. Per ricevere o le credenziali di accesso al sistema della compilazione online, quindi pigliamo semplicemente un codice utente da inserire nel sito e compilare il questionario, oppure il questionario che può essere compilato in formato cartaceo. Il sito dell'Istat per il censimento, questa è la prima pagina, prevede una serie di aree che possono essere utili al rispondente, per cui qui a destra c'è lo spazio, cioè il link riservato alla compilazione online, per cui cliccando su questo link si passa, ecco, questa è la pagina di accesso per la compilazione online del questionario. Al primo accesso si inserisce il codice utente che è prestampato sul questionario che è arrivato e si inserisce, no, diciamo che questa non è la pagina di primo accesso, è la seconda perché vi chiede la password. La prima cosa che ti chiede è un indirizzo di posta elettronica a cui viene spedita una password che poi inserite nel secondo accesso. Ah, il sistema c'è quella per le persone fisiche? Sì, esattamente, sì, diciamo che il sistema riproduce per tutto quello che era possibile il questionario online della popolazione, cioè il sistema di popolazione. Sì, bisogna fare la primissima accesso, bisogna fare il richiedere di attivazione e c'è appunto lo spazio relativo al codice utente e all'indirizzo email. Negli accessi successivi si inserisce il codice utente e la password che è arrivata per posta elettronica. E poi il sito prevede anche una serie di materiali di documentazione che possono essere sia la guida della compilazione, il questionario facsimile che non può essere compilato, perché quello che può essere compilato è o quello che è arrivato cartaceo o quello che vi dà l'ufficio di censimento provinciale, perché ha un codice identificativo che viene associato all'istituzione.
un'area relativa alle domande e risposte. Qui trovate tutte le FAQ che noi abbiamo prodotto nel tempo, diciamo, le abbiamo messe in linea subito prima della compilazione e che vengono continuamente aggiornate in base alle richieste e chiarimenti che ci vengono dal rispondente e dall'utente. Per cui ogni momento in cui si crea un quesito che può essere standardizzato, può essere generalizzabile, ovviamente lo inseriamo come FAQ, le trovate qui. Sono, diciamo, tutte le domande e le risposte relative ai vari aspetti, diciamo, alle varie sezioni, ai vari quesiti del questionario, quelle di carattere generale e quelle più specifiche che in qualche modo siamo riusciti a produrre. E qui per promuovere il censimento potete richiedere il tipo di comunicazione che, diciamo, per me è una richiesta che si fa sempre attraverso il sito, che si viene mandato dalla struttura competente a un cliente che è costituito dal banner, dal logo che potete dare alla localizzina, che potete in qualche modo esporre per promuovere il censimento e quindi sensibilizzare la partecipazione da parte di tutte le istituzioni coinvolte. Qui mi fermo e lascio la parola a voi per qualsiasi chiarimento, tenendo conto anche che per qualsiasi chiarimento successivo potete fare riferimento sicuramente a noi, all'ufficio regionale dell'Istat e all'ufficio di censimento. Ah, vi ho detto che qui nell'area contatti del sito trovate, cioè, la cartina dell'Istat in cui cliccando per regione trovate tutti i contatti degli uffici preposti a dare assistenza alla rilevazione. Io mi fermo e lascio la parola a loro.